solo 3 minuti su YouSlow Web Radio. Ben ritrovati a tutti gli amici e colleghi che usualmente seguono YouSlow Web Radio per questo consueto spazio dei solo 3 minuti, che questa volta vogliamo dedicare a una notizia importante riferita all'ufficio per il processo. Ebbene, questa volta è ANM, sono i magistrati a mettere le mani in avanti. L'ufficio giudiziario rischia già il flop, dicono, però anche lanciano una proposta. Gli addetti all'ufficio del processo, ribadiscono i magistrati, potrebbero anche non perseguire quegli obiettivi posti dal governo italiano e dalla ministra Cartabia a fronte delle pressanti richieste dell'Unione Europea, perché manca una struttura organizzativa adeguata tale da poter far funzionare effettivamente l'apporto dei nuovi addetti all'ufficio. E il tutto mentre, come sappiamo, le toghe si trovano a fare i conti con carenze di organico anche per i risultati molto particolari, soprattutto quelli dell'ultimo concorso nella prova scritta, con appena 220 candidati che hanno superato la prima prova, mentre per gli addetti all'ufficio del processo, come sappiamo, il concorso bandito dal Ministero della Giustizia ha visto partecipare oltre 65.000 candidati, dei quali 10.000 sono risultati idonei e 8.171 sono i nuovi addetti già assunti dal Ministero della Giustizia. Ma tutto ciò per ANM potrebbe non bastare, proprio perché si è davanti a carenze strutturali endemiche organizzative, mancano appunto le strutture idonee a supportare l'azione di questi oltre 8.000 addetti, e con un rischio. Per questo ANM e magistrati mettono le mani in avanti, con il rischio che il fallimento, il flop annunciato, potrebbe essere ribaltato proprio sugli uffici giudiziari, invocandone la responsabilità politica e sociale connessa al possibile mancato raggiungimento dei traguardi di cui vi parlavamo. Quali sono poi, tra l'altro, questi traguardi? Sono traguardi da raggiungere sul piano dell'efficienza e della durata dei processi, con un impegno assunto in particolare condizionante relativo alla erogazione dei fondi previsti dal Recovery Fund e quindi dal PNRR. Per ANM gli obiettivi potrebbero essere veramente ambiziosi, perché ricordiamo si tratta di smaltire l'arretrato entro il 2024, l'arretrato civile del 65% in primo grado e nel 55% in appello, arrivando a punte del 90% entro il primo semestre del 2026. Quanto alla durata dei processi, l'altro obiettivo posto dall'azione di governo, si vorrebbe portare entro la metà del 2026 a ridurre del 40% la durata delle cause civili e del 25% la durata dei procedimenti penali. Traguardi a rischio, però, dice ANM, senza un'adeguata struttura organizzativa di supporto. E allora ecco la proposta che viene dai magistrati è quella di, rivolta anche ai dirigenti degli uffici giudiziari, di avviare un monitoraggio condiviso, cercando di segnalare i problemi già emersi e proponendo soluzioni per il raggiungimento di questi obiettivi. Come si vede, è veramente una corsa contro il tempo sul piano della efficienza di un sistema giustizia sempre ai fanalini di coda delle classifiche di rendimento da tutti conosciute. Solo 3 minuti su YouSlow Web Radio.